Ciao a tutti. Era da un po' di tempo che desideravo dedicare un video a una delle parole più fastidiose e purtroppo più diffuse degli ultimi anni. Come sapete, io non amo particolarmente l'abuso di anglismi e tantomeno amo il linguaggio piatto, in disuso dei social network, quindi potete immaginare che effetti mi provoca la parola boomer e con essa tutte, insomma, le neonate etichette che proliferano sul web, che a quanto pare vanno molto di moda. Quindi oggi ve ne illustrerò alcune, sebbene io stessa in realtà non le comprenda pienamente. Infatti, anzi, invito coloro che tra voi fanno uso di queste etichette a spiegarmi quello che io non riesco a vedere, cioè uno, che senso hanno, quindi perché, cioè fondamentalmente la domanda è perché, e due, come fate a non sentirvi, come dire, un po' ridicoli nell'usare termini che non appartengono alla vostra lingua, che non sono acclimatati nella vostra lingua, insomma non c'entrano niente, e che tra l'altro descrivono realtà sostanzialmente inesistenti o realtà che quando esistono, insomma, sono decisamente troppo complesse per essere incasellate, no, in una sola parola. Allora, partiamo dal tormentone, chiaramente, no? Quindi appunto dalla famosa parola boomer, alla quale è stata dedicata una pagina anche sul sito dell'Accademia della Crusca, proprio perché ormai può dirsi entrata nell'uso, anche se i dizionari non l'hanno ancora registrata, ma insomma è solo questione di tempo. Dunque, letteralmente, insomma, questo termine indicherebbe le persone nate più o meno tra gli anni 40 e gli anni 60. Già a monte io mi domanderei perché era necessario creare questo termine e gli altri, no, per descrivere le varie generazioni, vabbè, però magari poteva avere un senso classificare così in maniera molto sommaria le persone in base al periodo in cui sono nate e quindi vabbè, ok. Però naturalmente questo termine è presto diventato un insulto, soprattutto perché si è diffusa l'espressione ok boomer, nata credo da un, insomma, non lo so, in America comunque da un meme, da un meme, chiamatelo come volete, in ogni caso si è diffusa molto, molto rapidamente sul web e quindi abbiamo tutti assistito al proliferare di originalissime risposte sarcastiche, ok boomer, bravi, siete molto, insomma, originali. E vabbè, comunque abbiamo assistito tutti a questo triste fenomeno, insomma, quindi l'etichetta boomer, a parte che si usa un po' per tutto, nel senso che si dà del boomer un po' a chiunque, anche se non appartiene effettivamente a quella generazione, è diventato alla fine un insulto nei confronti di coloro che manifestano una mentalità, come dire, non proprio al passo coi tempi o che non hanno tanta dimestichezza con la tecnologia, ma soprattutto questa parola è diventata, diciamo, espressione di quella, secondo me, veramente molto stupida lotta, diciamo, tra giovani e vecchi. Ed è per questo, infatti, che trovo particolarmente detestabile la parola boomer, perché esprime questa mentalità secondo la quale i vecchi di merda, sarebbero l'origine di tutti i mali del mondo, tutti i problemi dei giovani deriverebbero dalle scelte scellerate fatte dai vecchi, vecchi che tra l'altro sono considerati obsoleti, no? Quasi da abbattere perché non sanno usare lo smartphone, no? Perché non stanno al passo con la tecnologia. E quindi in quanto giovani ci sentiamo autorizzati a, insomma, mettere all'angolo questi vecchi incartapecoriti, rincoglioniti, eccetera, che sono appunto la causa di tutti i nostri mali, dimenticandoci tra l'altro anche che grazie a quei vecchi, no, se abbiamo il diritto all'aborto, se abbiamo il divorzio, se abbiamo migliorato le condizioni lavorative, insomma, se abbiamo ottenuto dei diritti che tra l'altro oggi diamo per scontati e per i quali non siamo neanche poi noi disposti a combattere con la stessa energia, tra l'altro, che ci hanno messo loro, perché parliamo di quanto siamo, no, proprio come generazione, visto che vogliamo fare questi discorsi, disposti a impegnarci e sacrificarci per ottenere i nostri diritti sul lavoro, cosa che invece, i nostri genitori o nonni hanno fatto. Quindi, insomma, ovviamente è chiaro, no? Mi sembra evidente che una mentalità del genere, no? Che contrappone i giovani ai vecchi, dove i vecchi sono le merde che hanno distrutto l'Italia, hanno distrutto il mondo, hanno inquinato, hanno fatto, mentre i giovani poverini sono gli angeli che oggi si ritrovano in mano a questo mondo distrutto e non possono fare niente per migliorarlo, ecco, è ovviamente una mentalità molto stupida, eppure sorprendentemente molto diffusa. Quindi in pratica in una sola parola si riassume un intero mondo, un intero pezzo di storia tra l'altro molto lungo e complesso e quindi si banalizza, no? Si semplificano una serie di concetti che in realtà sono molto complessi. Ecco, questa tendenza, come dire, la categorizzazione sempliciotta ovviamente su internet è molto diffusa e ha appunto dato origine a un proliferare di categorie che sarebbero anche divertenti, se non fosse che poi le persone le usano seriamente e quindi questo inizia a diventare un po' preoccupante. Per esempio, un termine nel quale mi sono imbattuta, dato che frequento appunto gli ambienti antisessisti, che sono molto influenzati dal linguaggio, insomma, degli americani, è il termine snowflake, che ho dovuto ovviamente cercare, poi ho chiesto anche a persone più esperte di me cosa cavolo significasse. A quanto pare lo snowflake sarebbe qualcuno che, si
Sì, è ipersensibile, cioè si offende facilmente quando magari durante una discussione viene contraddetto o viene frainteso, insomma, non accetta di fatto che le sue opinioni vengano messe in discussione, quindi reagisce in maniera isterica o esagerata. E già qua, diciamo, c'era bisogno di creare un nome per questo atteggiamento, cioè non vedo molto senso, ma non finisce qua perché in realtà c'è anche la definizione sul dizionario, cioè lo snowflake ha poi anche atto una serie di comportamenti non specifici, quindi per esempio ti banna dai social network oppure smette di rispondere oppure ti minaccia, insomma c'è tutto un pacchettino di caratteristiche X. YZ dello Snowflake. Sembra un documentario di Super Quark e invece non siamo nella savana, ma siamo su Facebook, quindi tra in teoria esseri umani. E anche in questo caso, naturalmente, la parola poi diventa un insulto, nel senso che si dà dello Snowflake a un tizio che magari risponde in maniera un pochettino così edgy, altro termine molto di moda, che vabbè, anche qua avevamo la parola italiana corrispondente, anzi più di una, però vabbè, ovviamente non faceva abbastanza figo. E niente, quindi anche questo diventa un insulto, modo per screditare, no, la controparte quando sta avendo una discussione sui social network. Tra l'altro trovo molto divertente che questa parola venga usata come insulto perché è particolarmente diffusa in quegli ambienti dai quali provengono le istanze di censura della lingua quando la lingua è offensiva verso categorie, insomma c'è sempre un po' questa perversione o ipocrisia, insomma possiamo vederla in tutti e due i modi. Ma al di là di questo, qual è l'utilità di una parola del genere che per fortuna al contrario di boomer non sembra essere in procinto di entrare nel nostro lessico di alta frequenza? Cioè perché io devo creare una categoria per delle persone che si comportano in un certo modo, cioè sostanzialmente io potrei essere classificata come snowflake, immagino, sempre che abbia inteso correttamente chiaramente il significato di questa parola. Se per esempio durante una discussione su Facebook mi si dà della fascista per l'ennesima volta, quando invece sono politicamente esattamente al polo opposto, allora reagisco magari in maniera un po' piccata, che ne so, ecco che anch'io divento una snowflake e quindi in quanto tale tutto ciò che ho detto viene screditato perché non sono più attendibile, insomma non sono più credibile, non sono più, non so, perché sono una snowflake. Un altro termine che ho visto abbastanza diffuso è woke, che a quanto pare descriverebbe una persona che si, come dire, ci tiene a impegnarsi molto dal punto di vista sociale, ma in battaglie futili, cioè che fa quella che in sardo si dice la pivinca, cioè mette sempre i puntini sulle i, rompe i coglioni per tutto, ma soprattutto in questioni in realtà di lana caprina, no? Tra l'altro questa parola mi sembra rappresenti il 90% degli utenti dei social network, soprattutto quelli attivi, no? Per quanto riguarda certe battaglie sociali. Poi c'è il simp, che a quanto ho capito dovrebbe essere un uomo, è un'etichetta che si applica solo ai maschi, che si comporta in maniera untuosa, leziosa, leccaculo, forse diremmo più volgarmente, nei confronti delle donne, nel tentativo di rendersi a loro ovviamente simpatico, immagino sia questa la radice, o comunque insomma di avvicinarle. Evidentemente con lo scopo ultimo di portarsele a letto, e di conseguenza ho notato che in certi ambienti qualsiasi uomo che insomma condivida le lotte per i diritti femminili o magari esprima sostegno viene automaticamente etichettato come simp, no? Cioè, ah, quello sta facendo il simp, poi c'è anche il verbo chiaramente derivato, eccetera, e quindi automaticamente è un imbecille, no? Non può essere uno che veramente crede in quella cosa, no, è soltanto perché vuole trombarsi la tipa X a cui in quel momento sta dando ragione. Anche qua, ovviamente, è una banalità, una semplificazione veramente molto, molto stupida. Poi pare essere molto diffusa anche la categoria normie, che sarebbe, questa mi è davvero difficile da capire, dovrebbero essere le persone che praticamente si adeguano allo status quo, cioè che non mettono in discussione, come dire, l'opinione condivisa dalla maggioranza delle persone, gli usi e i costumi, insomma, della massa e che quindi disapprovano le sottoculture o le controculture perché vogliono che le cose rimangano così e sono quindi infastidite da chiunque sia, diciamo, trasgressivo o comunque si esprime in maniera, non so, controcorrente o fuori dal coro. Anche in questo caso fatico seriamente a capire l'utilità, la necessità di un termine come questo, ma ovviamente è il mondo della red pill, diciamo, a fornirci gli esempi più fulgidi di queste bellissime, molto utili etichette. Infatti in questo mondo, in questi ambienti, c'è veramente una enorme diffusione di termini che classificano le persone unicamente sulla base dei loro comportamenti nei confronti dell'altro sesso o sulla base delle loro caratteristiche fisiche, insomma, sostanzialmente della loro capacità di battere chiodo.
Ecco quindi che abbiamo da un lato il Chad, cioè il figone, no? Quello che sa come vestirsi, che è un po' palestrato, insomma, che riesce a trombarsi tutte le tipe che vuole, ci sa fare, insomma, sempre la battuta pronta, il classico vincente dei film americani di quarto ordine. Dall'altro lato invece ci sarebbe il Virgin, quindi quello che ovviamente non batte chiodo perché è un po' sfigatello, così che non riesce ad imporsi, non ha una personalità magari particolarmente forte e quindi è appunto invece lo sfigato, di solito con gli occhiali. No, sempre nei suddetti film americani di quarto ordine. Poi abbiamo naturalmente tutte le varie declinazioni del maschio, quindi alfa, beta e altre varie lettere dell'alfabeto greco, ma devo dire che in questo caso non me la sono proprio sentita di approfondire perché credo che il mio cervello si sarebbe suicidato, quindi mi sono fermata qui. Al di là comunque del mondo degli Incel, insomma della Red Pill, è chiaro che l'elenco in realtà è molto più lungo e in particolare sui social network americani, insomma, cioè negli ambienti americani proliferano, no, queste parole perché sappiamo che gli americani sono persone che insomma arrivano solo fino a un certo punto. È chiaro però che questi termini, che già sono abbastanza stupidi all'origine, diventano proprio ridicoli se inseriti in un contesto italofono. In molti ambienti mi è capitato di osservare la formazione di veri e propri pidgin, cioè lingue temporanee che si creano dalla fusione di due lingue diverse, a base italiana, quindi con una sintassi italiana, ma su cui si innesta un lessico, una buona percentuale di lessico inglese, spesso con la radice lessicale inglese e il suffisso italiano. Quindi delle interlingue che però ovviamente non sono comprensibili e quindi poi le persone che le usano si trovano a dover spiegare poi nei commenti che cosa cazzo volevano dire perché nessuno l'ha capito. E tra l'altro trovo particolarmente curioso questo fenomeno proprio in un periodo in cui va così tanto di moda definirsi sapiosessuali, altra categoria proprio dalla stupidità secondo me spettacolare, ma tornerò un'altra volta sul magico mondo delle preferenze sessuali, no? Ci definiamo tutti sapiosessuali e allora perché proliferano questi esempi, come dire, di tutto il contrario dell'intelligenza, no? Come dire. Comunque, al di là dell'aspetto linguistico, no? Che volendo, con una certa dose di ottimismo, potrebbe essere considerato comunque un fenomeno di creazione spontanea, non lo so, di espressione creativa della lingua, quello che mi preoccupa è ciò che tutto questo significa dal punto di vista del nostro modo di vedere la realtà. Cioè, anzitutto io mi domando perché abbiamo bisogno di incasellare così tanto le persone. Ora è chiaro che le categorie sono sempre esistite, esistevano anche in passato, prima dei social network. Di solito però queste categorie si riferivano alla musica che si ascoltava, al modo di vestire, quindi esistevano, che so, i punk, i metallari, i paninari, quello e quell'altro, no, ce n'erano tante. Però mi sembra che ci siano due differenze importanti tra le categorie, diciamo, del passato e quelle odierne. Prima di tutto, di solito erano categorie che si usavano soprattutto durante l'adolescenza, quando ovviamente si è molto più rigidi, no? Si va del mondo in bianco e nero e quindi si tagliano le cose un po' con l'accetta. Di solito poi diventando adulti, insomma, no? Si tende a vedere un po' di più le sfumature. E poi anche quando queste etichette si continuavano a usare nell'età adulta, riguardavano in realtà categorie, diciamo, esistenti, cioè gruppi sociali effettivamente presenti, no? Che proprio esistevano, quindi persone che si classificavano in quel modo, e che quindi avevano necessariamente bisogno di essere denotati in qualche modo, cioè serviva una parola per descrivere quella realtà che effettivamente esisteva. È chiaro che si trattava anche in quel caso di generalizzazioni. Generalizzare e classificare, diciamo, inserire in categorie è un processo della mente umana e non è necessariamente sempre negativo, comunque un bisogno che abbiamo, anche una questione di comodità, di praticità. Però quantomeno si trattava di generalizzazioni che avevano un'utilità, cioè appunto descrivevano qualcosa che esisteva. Snowflake che cosa descrive? Cioè non descrive una categoria di persone che si riconosce tra l'altro volutamente, insomma, in quel gruppo e in quanto tale si esprime in un certo modo. Descrive soltanto un modo di comportarsi che può essere estemporaneo, cioè può essere momentaneo, ma non dovrebbe essere sufficiente per classificare quella persona e metterla in quella casella. Oltre a questo trovo proprio interessante, no, analizzare il fatto che queste etichette proliferano, cioè davvero ce ne sono tantissime. È come se noi avessimo la necessità di classificare ogni singola sfumatura del comportamento umano perché diversamente se non le diamo un nome, se non la classifichiamo, non l'etichettiamo, non sappiamo come interpretarla, non sappiamo a cosa attribuirla e quindi andiamo in tilt. E mi sembra ovviamente un atteggiamento molto infantile e credo che derivi proprio da questo la grande diffusione delle, no, 16.000 declinazioni dell'attrazione sessuale, che però appunto è un argomento che tratterò in un prossimo video.